Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza, per come mandato e con l'autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge di iniziativa della Giunta sulla riforma dei consorzi di bonifica, denominato Discipline in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale. L'approvazione è avvenuta per appello nominale su richiesta del consigliere Raffaele Mammoliti del PD. Hanno votato a favore i 21 consiglieri della maggioranza di centrodestra e 2 consiglieri della minoranza, Ferdinando Laghi del gruppo De Magistris presidente e Francesco Afflitto del Movimento 5 Stelle, contrari tutti gli altri. Per restituire agli agricoltori calabresi dei consorzi di bonifica che possano davvero funzionare erogando servizi. Sono molto contento del lavoro che ha svolto l'assessore Gallo e anche la presidente della commissione consiliare regionale, perché è stato un lavoro duro, difficile, ma grazie alle competenze, all'esperienza dell'assessore, alla fine abbiamo portato a conclusione e abbiamo dimostrato che in questa regione si possono fare riforme coraggiose quando la politica capisce che queste riforme sono necessarie. Non era più procrastinabile questa riforma, perché negli ultimi mesi la situazione era diventata davvero fuori controllo. Si passa ad un consorzio unico con un unico centro di costi, con un unico bilancio, con un unico ruolo del personale. Tutto questo per evitare che ci siano degenerazioni sui territori, ma si dà rappresentanza ai territori con gli 11 comprensori, ci sarà naturalmente l'autogoverno delle associazioni agricole, tutte le associazioni agricole dovranno essere rappresentate e naturalmente anche gli agricoltori dovranno dare il loro contributo per costruire un sistema virtuoso, per costruire un patto sociale, quello che forse è mancato in questi anni al sistema dei consorzi di bonifica, per far sì che questa nostra agricoltura, che già è cresciuta, possa crescere ancora di più con un sistema irriguo che sia al passo con l'imprenditoria calabrese nel settore agricolo, che è un'imprenditoria importante con numeri che stanno crescendo sempre di più.